Bene, in questo nuovo video ci occupiamo dei checkpoint, come attivarli, eccetera. Quindi anche un piccolo sistema di salvataggio sia del livello a cui si è arrivati, sia del punteggio, insomma, che è stato fatto. Per fare questo non mi soffermo né sulla scelta della grafica, né sulla creazione della grafica, né sui movimenti vari dei personaggi, eccetera, ma solo sul motore dei checkpoint. Quindi andiamo a vedere il progetto. Ecco qua. Allora, io ho una schermata, appunto, titolo, Ehi. dove ho già preparato tutte le mie cosine. Ho anche un background che non userò, insomma, delle robe semplici. Abbiamo uno stromino, uno start e un load. Per quanto riguarda gli eventi, ho creato, e non mi soffermo su sta cosa, un external event, che è movimenti, appunto, dove ho messo tutti i movimenti del mio omino e mi sono andato a scaricare perché era appunto gratuito. E questo è il mio omino, ok? E non succede niente perché non ho ancora fatto nulla. Ho creato un primo livello per far vedere, diciamo, che esiste sto livello, che c'è qualcosa. Abbiamo un mostriciato, abbiamo delle ciliegie da raccogliere, abbiamo i checkpoint, che sono queste bandierine, abbiamo una porta di uscita al livello, che già, come possiamo vedere, qua lo Z-order è di 2 dell'omino, invece della porta è 21, quindi noi la cambiamo in 1. Così l'omino sarà davanti alla porta, spero. Sì, perfetto. Ho creato anche un livello 2, giusto per avere anche qua già tutto pronto per andarmi ad occupare dei checkpoint. Allora, negli eventi dei due livelli ho semplicemente incluso questo, dei movimenti dell'omino, in modo tale che abbiamo i movimenti e basta. Ora dobbiamo andare a vedere un attimino come fare per incrementare di punti e creare i checkpoint. Allora, ho creato un oggetto di testo che è punti, lo mettiamo qua. Quindi dobbiamo creare la variabile dei punti, va bene? Stessa cosa vale il secondo livello. Cosa faccio? Io vado a creare una variabile di scena per ogni scena. Perché? Perché io voglio fare questa cosa, che i punti che io acquisisco nel livello 1, ad esempio raccogliendo le ciliegie avrò 10 punti più 10 punti, 20 punti, e quando passo al livello successivo quei punti dovranno rimanere segnati, quindi dovrà essere una variabile globale. Ma quando andrò a raccogliere questa ciliegina qua, questa ciliegina andrà ad incrementare i punti di questa scena del livello 2, perché quando io muoio in questo livello mi spariscono solo gli eventuali punti che ho preso in questo livello, non tutti. Quelli che ho preso qua mi dovranno rimanere, quindi la variabile globale è quella di punteggio totale di tutti i livelli che passo, e quella invece, la variabile di scena dei punti, è quella nella ogni singola scena. Come si fa questa cosa? Facilissimo. Andiamo ad esempio, visto che i movimenti è in tutte e due le scene, io lo posso aggiungere qua. Allora faccio un gruppo che lo chiamo punti. Quindi andiamo a mettere il nostro omino che collide, quindi va a beccare una ciliegia. Cosa succede? Che la ciliegia sparisce. Giusto? E mi aggiunge dei punti, che però non abbiamo ancora. Non importa. Noi andiamo a creare una variabile di scena. Quindi la value di una, ecco,
eccolo qua, il valore della variabile punti dovrà essere più 10. E lui immagazzina in questa variabile 10 punti. Quando io prendo la ciliegia, la ciliegia sparisce. Ora, se io provo il livello 1, non mi farà ancora vedere niente, ma io prendo la ciliegia sparisce e finisce lì. Devo dirgli che deve andare a segnarlo in questo punto. Quindi, cosa gli dico? La ciliegia, fa sparire la ciliegia, aggiunge 10 punti, però in continuazione lui mi deve andare a segnare. Deve modificare quel testo da sopra. In che modo? I punti, il text, deve mod essere modificato. Cioè, mi deve far vedere qual è il contenuto dei punti. Se lo lascio così, mi fa vedere semplicemente il punteggio. La variabile 0, 10, 20. Ci siamo? Facilissimo, ma io voglio che ci sia anche scritto punti, quindi lui mi dovrà dire punti, due punti, spaziettino, più questa roba qua. Beh, questo è talmente facile che vabbè. E va bene, e abbiamo punti, e lasciamoli perdere lì un attimo. Ora andiamo a vedere i checkpoints, ovvero come andiamo a far funzionare un checkpoint? Lo facciamo intanto funzionare per quanto riguarda la posizione, ovvero ogni volta che io vengo ammazzato magari da sto scheletro, dovrò ricomparire o qua, se il checkpoint è stato ovviamente attivato. Allora andiamo a vedere un attimo questa bandierina. Questa bandierina ha tre animazioni. Ha questa animazione qua che è quando è attivo, questa quando lo sto attivando, quindi lo tocco, esce la bandiera. Scusa, guarda. Visto? La bandiera sta uscendo. E questo invece quando non è attivo. Allora io per comodità non farò tutto l'ambaradan della bandiera che esce, eccetera. Uso l'animazione numero 2 e quando viene toccato userò l'animazione numero 0, questa qua, che è in loop. Ok, quindi gli dovrò dire che lo metto qua perché tanto vale per tutti e due i livelli. All'inizio della scena, la animazione del checkpoint deve essere uguale alla numero 2, che era quella da fermo, vediamo. Da chiuso, eccole qua, sono chiuse, perfetto. Poi, guarda, è come facile. Quando il nostro omino colpisce la bandiera, io cambio la bandiera, l'animazione della bandiera all'animazione 0, che era quella bandiera attiva. Facendo così, io quando tocco una bandiera, tutte le bandiere si attiveranno. E questo forse non va bene. No, si attiva solo questa, benissimo, però quando vado qua si attiva anche questa e questo non va bene. Perché? Indovina un po'. Allora, come faccio adesso semplicemente a fare l'attivazione della bandiera? Secondo la bandiera che ho toccato. Facilissimo. Quando io tocco la bandiera, ma la bandiera è chiusa, quindi con l'animazione 2, lo devo dire, verifichiamo che l'animazione è quella 2. Quindi quando io vado a toccare una bandiera chiusa, lui cosa fa? Qua metterò dopo una cosa, adesso vediamo come aprirle e basta. Allora, quando tocca la bandiera chiusa, lui deve prendere tutte le bandiere, così se eventualmente una è stata già aperta, e come si fa? Si mette pick, cioè raccogli tutte le bandiere e le chiudi. Quindi
direi, ma è inutile. Invece no, perché se io ne avessi avuta una aperta da un'altra parte, lui la chiude, lui le chiude tutte e mi apre quella che ho toccato con la animazione 0. Quindi questa l'ho toccata, mi va all'animazione 0. Quando tocco quell'altra, lui le chiude tutte e apre questa che sto toccando. Ok, se no rimarrebbero aperte. Perfetto, i punti funzionano. Adesso vediamo cosa succede quando io tocco lo scheletro. Quindi, quando il mio amico va addosso allo scheletro, praticamente io devo ricomparire, devo ricomparire sulla bandiera che ho aperto. Vuol dire che quando io apro la bandiera, devo salvare le coordinate. Quando io apro la bandiera, tocco la bandiera, devo salvare le coordinate del mio omino. Quindi le salvo in delle variabili. Andiamo a salvare la x e la y del punto in cui si trova il mio omino. Quindi la variabile di scena, la variabile la chiamiamo posizione x. È uguale appunto alla posizione x dello sprite. Posizione x di chi? Dell'omino, appunto. Di quale punto però? Il punto è il centro. Centre è il nome del punto nell'animazione. Virtual guy point x centre. Stessa cosa vale per la y. Quindi andiamo qua. Cambiamo semplicemente il nome della variabile di scena e anche qua dobbiamo cambiare la y del punto del centro dell'omino. Ok, quando lui le ha praticamente salvate in memoria, tocca lo scheletro e cosa fa? Sposta l'omino, gli sposta le x e le y a quelle che ha salvato in memoria. Quindi noi andiamo a spostare questo virtual guy position, eccolo qua, la x e la y devono essere uguali a cosa? Alla variabile di scena che abbiamo messo prima, posizione x, e la variabile di scena che abbiamo chiamato posizione y. Speriamo che funzioni, ovviamente. Allora, andiamo qua. Lui adesso in teoria ha salvato queste coordinate x e y. Ecco, quando io colpisco, tocco lo scheletro, ricompare da qua. Proviamo ad andare dall'altro. Non riesco a saltarlo. Troppo difficile. Aspetta, rimpiccioliamo un po' sto scheletro. Ecco, se no non riesco a salvarlo. Allora vediamo. Adesso vabbè, sono morto subito. Allora ho attivato quella bandiera. Ecco, adesso provo a attivare l'altra. Esatto, mi ricompare da qua. Ovviamente si può fare molto meglio, nel senso che bisogna vedere la maschera di collisione e farla un po' meglio. Vabbè. Quello poi è un dettaglio. Intanto noi abbiamo. Esatto, questa roba qua. Quando muoio, però, il checkpoint va bene la posizione, ma i punti e i punti rimangono, vedi? Quindi all'interno della scena il checkpoint funziona. Io ricompaio semplicemente da lì, posso far perdere una vita all'omino,
ma i punti e la ciliegia che ho preso è rimasta. Ok? Molto bene. Ora facciamo aprire sta porta e andiamo al livello successivo. Poi dobbiamo fare anche il salvataggio, giusto? Allora qua avevo il dischetto. Mettiamo qua il dischetto. Lo mettiamo anche nel livello 2. Un bel dischetto. Perfetto. Ok. Allora, i punti ci sono. Adesso facciamo semplicemente aprire questa porta o no, nel senso che possiamo dire quando hai preso tutte le ciliegie apri la porta, ma adesso noi, chi se ne frega, semplicemente andiamo a dire che quando l'omino tocca la porta vai al livello successivo, vai alla scena 2, però al livello 2, però non lo posso mettere qua in movimenti, lo tolgo e lo metto a livello 1 perché è una cosa specifica di questo livello. Cioè che quando io in questo livello tocco la porta, vado al livello 2. Nel livello 2 metterò che quando in questo livello tocco la porta, vado al livello 3. Ci sono altri modi per fare questa cosa, ad esempio con dei tantissimi livelli, metti delle variabili al posto del nome della stanza, ma adesso non è il momento. Noi però vogliamo vedere se i punti passano da un livello all'altro. Quindi proviamo ad andare a prendere i 20 punti delle ciliegie. Ok, andiamo qua. I punti sono rimasti, sono tornati a zero. Ok? Perché? Perché ha cambiato scena. Ha cambiato scena. E io non ho mai detto a nessuno che deve tenere in memoria i punti da un livello all'altro, giusto? Esatto. Quindi dobbiamo dirgli di farlo. Ma in questo caso andremo a fare un'operazione un po' più complessa del solito, in modo tale che avremo un po' di variabili dello stato del personaggio, quindi livello raggiunto e punteggio per poter salvarli poi successivamente. Andiamo nei settings, andiamo sulle variabili globali e creiamo una variabile che si chiamerà lo status del nostro amico. E possiamo scegliere alcune cose. La nostra variabile globale status in realtà comprende più oggetti di più variabili diverse che andranno poi a essere salvate e registrate e caricate insieme. Allora, è una struttura, ok, in cui io vado ad aggiungere una subvariabile, chiamiamola così, che è una child, vedi, questo è il parent, cioè il genitore, questo è il figlio. Allora, e lo chiamiamo punti. Ne aggiungiamo un'altra e la chiamiamo livello. Così terremo in memoria quanti punti e che livello ha raggiunto quando andremo a salvare la nostra partita. Vediamo un po'. Allora, noi sappiamo che mi deve segnare i punti, la variabile di scena punti, quando tocco la ciliegia, me lo va a scrivere lì, giusto? Qua. Ma io voglio che mi scriva in realtà non solo quello, ma quella globale che abbiamo appena creato. Quindi gli dovrò dire che dovrà aggiungere il punteggio anche al totale dei punti. Variabile, valore di una global variable. Oh, vedi, e mi compare status diviso in livello e punti. Quindi punti qua dentro, punti. Deve essere uguale, anzi, deve aggiungere anche qua 10, così hanno lo stesso valore, quella di scena e quella globale. Quando vado nella scena successiva, quella di scena si azzera, quella globale rimane invece come era all'inizio del gioco. Così si va ad aggiungere. Allora, gli devo dire anche di segnarla qua.
non voglio quella di scena, ma voglio quella globale. E quindi invece di segnarmi questa, mi deve segnare questa. In questo modo, in teoria, dovrebbe passare da un livello all'altro. Proviamo. Eccetera. E guarda un po', funziona anche qua. Qua non ho fatto ancora niente, qua non ho fatto ancora niente. Ok, i punti rimangono in memoria, il punteggio globale. E sono molto felice. Quindi abbiamo qua. Ok. Il punteggio va avanti. Dobbiamo dirgli però anche che quando siamo qua siamo a livello 1, quando siamo qua siamo a livello 2. Quindi all'inizio della scena 1, la variabile globale livello è 1, ok? Stessa cosa nel livello 2. La nostra variabile globale si chiama 2. Perfetto. E adesso entriamo un po' nel dettaglio in come fare questo start e load. Allora, diciamo che quando vado a toccare start, io vado a livello 1. E va bene. Quindi, mentre quando vado a load, lui mi dovrà caricare se ha in memoria qualcosa che ha salvato qui. E quindi andiamo a fare prima di tutto il save. Per il save faremo questa cosa, cioè quando io vado col mouse su quest'icona e clicco, lui mi salva i punti e il livello a cui sono arrivato. Me lo salva proprio in memoria. Allora mettiamolo qua. Lo mettiamo qua nei movimenti, quindi salvataggio. Quando il nostro mouse è sul dischetto e il livello il nostro tasto sinistro left è rilasciato, lui mi deve salvare tutti i dati. Tutte quelle due variabili globali qua dentro, nello status. Quindi lui me le salva tutte e due qua. E io questo poi lo vado a convertire in una stringa che poi può essere ricaricata. Andiamo a vedere come si fa. Quindi quando viene toccato, cliccato insomma il salvataggio, lui mi deve salvare praticamente questa, lo status, ok? Lo status interamente. Quindi se io gli dico salva lo status, lui mi va a salvare queste due variabili globali in un unico file, diciamo, chiamiamolo file di memoria. Allora, questa sono tutte le cose dello storage, write. Noi cosa facciamo? Write text. Lo storage name, quindi il nome del contenitore dove viene salvato, potrebbe essere save, salvataggio. Il gruppo potrebbe essere lo status del nostro personaggio. E il testo è questa roba. Eccolo qua. Perché lui deve prendere i valori e trasformarli in questa cosa JSON che non so cos'è ma funziona, quindi status, vedi, non questa o questa, ma status, la mamma diciamo di questi due, il genitore. Quindi lui salverà come testo quello che trova lì e mi faccio poi andare alla scena del titolo. Ok, allora io ho salvato tutto il valore dei punteggi del livello, che sono
memorizzati nella variabile globale e li ho scritti in un file che è stato convertito appunto in questa roba qua che lo sa lui cos'è. E l'ha messa nello storage save nel file status. Nel titolo, quando io vado a toccare load, dovrà caricare quella cosa lì. Quindi, quando il nostro amico tocca load, lui dovrà andare a caricare, quindi dovrà leggere quel file JSON, convertirlo in una stringa e poi metterla nelle variabili. Quando il nostro amico è in collisione con load button, lo triggeriamo una volta sola, però lui cosa fa? Allora, subevento. Prima andiamo a controllare se è stato salvato qualcosa, quindi se esiste questa roba qua che abbiamo scritto, cioè lo storage save. Andiamo a vedere se lo storage save esiste. Eccolo qua. Storage name è save e se esiste il gruppo stato. Stato o status? Status. Ok, se status è stato salvato nel blocco di salvataggio save, quindi se status è stato salvato in questo save, e cosa ho salvato in status? Ho salvato la variabile globale status, chiamata così uguale, così capisco meglio, questa qua, ok? È stata salvata. Allora io quando la vado a leggere, se esiste il file qua dentro, insomma, se esiste questa stringa, io la devo leggere. Ok, quindi la leggo. Lo vado a leggere. E dove lo metto? In una variabile di scena. Non posso metterla in quella che ho già, perché fare, cioè, non funziona così. La metto in una variabile temporanea. Temporanea. Poi prendo questa temporanea, la converto in un file JSON che comprende tutti i valori che ho messo qua, quindi comprende questo e questo. Ripeto, ho letto, l'ho messo in una cosa temporanea in memoria. Questa roba temporanea la trasformo. Ok, la trasformo. Come faccio? Appunto, andando a prendere questa, converto, eccolo qua. Che cosa? La variabile temporanea, quindi la stringa che c'è in questa variabile che ho chiamato temporanea, che è una pappardella di roba, e la vado a infilare qua dentro. Quindi lui automaticamente mi mette quello che ha letto qua dentro, qua e qua, sia a livello che ai punti, ok? Perché è quello che abbiamo fatto quando abbiamo salvato. Lui ha salvato tutto quello che c'è nella variabile globale status che ha quella struttura qua. Poteva essere con 10 cose, lui me le salvava tutte e 10 al loro posto, creando una stringa che sa lui. Poi quando la vado a caricare, lo sa lui cosa ha caricato, lo mette qua, questo lo ritrasforma in una roba che capisce solo lui e me la rimette a posto nello status. Ora, a seconda di quello che ha letto, dovrò far andare il mio omino a livello 1 o a livello 2. Quindi aggiungiamo che se la variabile che ha letto livello è uguale a 1, allora vai a livello 1. Se invece quello che hai letto è 2, vai a livello 2. Proviamo a vedere se funziona. Allora, titolo. Io faccio start. Sono qua. Vabbè, ho 10 punti. Salvo. Andiamo sul load. Dovrei andare a livello 1 con 10 punti, visto? Il problema qual è?
che mi è ricomparsa sta ciliegia, però. Quindi io posso fare un loop galattico e continuare così fin quando non ho un miliardo di punti. Vabbè, questo è un altro problema. Si risolve, ma non adesso, non qua, non è questo il punto. Allora vado al livello 2, ho 30 punti, sono a livello 2, salvo, carico e sono a livello 2 con 30 punti. Ok? Ritorno qua, faccio start, quando faccio start lui mi va a livello 1, però vedi, con 30 punti. Non va bene, perché quando io faccio start voglio iniziare da capo il gioco, quindi cosa gli dico? Che quando io vado su start, prima di andare a livello 1, io gli cancello il punteggio. Quindi, i punti sono 0. Quelli globali. Quindi una specie di reset, va bene? Quando vado start, reset, inizio il gioco da 0. Quando faccio load io carico. Ok? E ultimissima cosa, se questo non esiste, cioè se non ho mai salvato nulla, questo inver condition, io non leggo niente, non faccio niente, praticamente vado a livello 1, faccio quello che facevo qua. Load, avevo salvato, ok? Io avevo salvato. Quindi chiaramente ormai il file di salvataggio c'è, però io posso anche cancellarlo per una volta adesso un attimino. Facciamo che all'inizio di questa scena qua. Faccio solo adesso per provare, guarda. Cancello lo storage save. Così quando inizio, adesso, solo adesso, non c'è più niente in memoria. Chiudo. Tolgo e inizio. Quindi, se io vado a livello 1 e vado a livello 2, ma non salvo niente, quando rinizio il gioco e vado su load, lui non va a livello 2 perché non c'è niente ancora in memoria. Infatti va a livello 1. Rifaccio. Se io vado qua, ecco, sono a livello 1. Se io prendo 10 punti, ma non salvo, ok, e faccio di nuovo l'inizio, carico. Lui mi ha resettato tutto. Lui non aveva salvato niente, quindi non può sapere che avevo 10 punti. Io, se li voglio, devo salvare. E allora sì che rimango in memoria, visto? Quindi funziona alla perfezione. Metodo di salvataggio. Siamo felicissimi. Adesso siamo al 2 e così via. Bene, è un po' macchinosa sta cosa, per carità, però funziona abbastanza. Adesso faccio vedere semplicemente il progetto a cui stavo lavorando, da cui ho preso appunto spunto. Sono morto. Praticamente ho fatto una roba che quando prendi tutte le ciliegie si alza il mostro e si apre la porta. Non so se avete notato. Rifaccio, guarda, eh. Così non mi fa niente. Devo ricordarmi di mettere a posto il punteggio. Vabbè. Poi ho messo, quando prendo la ciliegia c'è l'effetto quello di vedi la porta si è aperta, bla bla bla, vado avanti e vado al 2. Anche lì, questo non serve a niente adesso, sono in fase di niente, lo sto facendo ancora, eh? Quindi avevo messo qualche chicca in più, tipo che quando vai sul, no, questo non lo fa, che quando vai sul
Su questo pulsante start c'è il twin, vedi? Cioè no, cambia, scusami, l'animazione. Quando prendi tutto, finisce, insomma, devo fare ancora tutto. Bene, è stato un piacere. Alla prossima. Bene, spero che sia servito a qualcosa. Se è un po' complicato, se avete qualche domanda, chiedete. Se posso, rispondo. Se riesco, volentieri. Se no, boh, niente, non muore nessuno. Ciao.